Il 1989, in questa logica di sviluppo, ha segnato un momento non meno importante. Ha reso possibile l'affermarsi del dogma del capitalismo sive natura, ossia del fanatismo economico e del classismo planetario, ipostatizzati ideologicamente in destino irredimibile o in natura già da sempre data. Si è prodotto quell'orizzonte oggi dominante che si caratterizza per la fatalizzazione della storia e per la naturalizzazione del sociale. La storia, in qualche modo concepita come finita, come esaurita, come se fosse naturale, e il sociale stesso viene in qualche modo fatalizzato, presentato come intrasformabile. Ecco perché oggi l'economia spoliticizzata, che si presenta come natura già da sempre data, pone sempre di nuovo in essere quelle che con Marx potremmo chiamare le robinsonate, cioè il trasporre in ambito naturalizzato quello che in realtà è un modo di produrre, di consumare, di pensare storicamente determinato. La pur contraddittoria presenza dell'Unione Sovietica fino al 1989 e anni seguenti segnava, al pari della cultura borghese messa in congedo a partire dal 68, un limite reale e simbolico per il capitale e in quanto tale doveva essere superata dalla logica stessa di sviluppo del capitale. L'Unione Sovietica, pur con tutte le sue contraddizioni, costituiva una frontiera reale e simbolica per l'economia di mercato, segnalando che essa non era il solo mondo possibile, né l'unico realmente esistente. Il servo nell'Occidente capitalistico era del resto, ben più di chi viveva al di là del muro, del resto, tutelato dalla presenza del mondo comunista. Quando il sindacato si sedeva al tavolo della contrattazione sociale, la sua forza contrattuale e rivendicativa era data, oltre che dalla coscienza di classe del proletariato unito e consapevole, dalla minacciosa ombra del gigante sovietico che si stagliava dietro di lui e che consolidava la sua potenza. Venuto meno il gigante sovietico, il sindacato stesso è precipitato nella condizione anche ieri evocata nel dibattito. Ecco perché per il capitale è fondamentale nella sua logica di sviluppo abbattere ogni limite. Ed è per questo che il 1989, non vi insisteremo mai abbastanza, è un segno dei tempi decisivi, un passaggio di svolta fondamentale. Ed è a partire dall'89 che trionfa quella che io propongo di chiamare la spoliticizzazione dell'economia e l'offensiva neoliberista contro lo Stato. Anche in questo caso parto da una citazione per affrontare questo nuovo argomento, ed è una citazione che traggo dai lineamenti di filosofia del diritto di Hegel. Di fronte alla libertà dell'industria e del commercio, nella società civile l'altro estremo è la previdenza e la determinazione del lavoro di tutti attraverso l'organizzazione pubblica. Fine della citazione. In questo passo Hegel tratteggia, per così dire, la contrapposizione frontale tra la libertà dell'industria e del commercio da una parte e l'interesse pubblico eticamente garantito da quelle che Hegel chiama le radici etiche, le potenze etiche, dall'altra. Ecco, dopo il 1989 questo binomio, questa tensione fra le due parti tende a eclissarsi a favore della prima. Sopravvive ora soltanto la libertà dell'industria e del commercio, la potenza etica del pubblico si dissolve. Dopo il 1989 il capitalismo è agguerrito come non mai, può passare all'offensiva, non vi è più il confine reale e simbolico costituito dal muro di Berlino. Ecco perché dopo il 1989 il capitale abbandona il compromesso storico con lo Stato e indica lo Stato stesso come suo nemico principale, da cui l'internazionale liberal finanziaria di cui dicevamo ieri. Aspira di più a invadere e a rioccupare gli spazi che erano tradizionalmente di competenza dello Stato. Di qui una galassia semantica incredibile che caratterizza il vocabolario odierno, neoliberista, composto da dogmi come la deregulation e lo Stato minimo, l'inefficienza del pubblico e le sfide della competitività globale, la privatizzazione e i tagli alla spesa pubblica, con tutta una serie di veri e propri teologumeni che ci rimandano a un ordine teologico, come il ce lo chiede il mercato, si è vissuti al di sopra delle nostre possibilità e così via. Certo, intendiamoci, anche nella fase dialettica la contraddizione capitalistica era presente. Fintanto che vi è capitale, vi è tensione tra i due poli, vi è
relazione antagonistica fra servo e signore. E tuttavia questa tensione era in qualche misura mitigata mediante la politica degli stati sovrani nazionali a base keynesiana, con spiragli emancipativi e migliorativi per i dominati, grazie allo Stato sociale, al keynesismo assistenziale e alle lotte sindacali. Ecco perché l'oggi vincente strategia della privatizzazione, dietro la retorica dell'efficienza e della concorrenza, favorita da una capillare opera di demonizzazione mediatica di tutto ciò che privato non è, occultano e diffondono come giusto e naturale l'orientamento dell'impadronimento privato delle risorse pubbliche e delle funzioni statali, senza incontrare resistenza da parte dell'opinione pubblica manipolata e organizzata in modo tale da indurre il servo ad amare le proprie catene. Questo è uno dei paradossi della società totalmente amministrata odierna, quella in cui i servi amano le loro catene, i loro oppressori, e odiano invece gli altri oppressi. Come vedremo nel tema dell'immigrazione, questo aspetto diventa centrale. In secondo luogo possiamo dire che l'offensiva post-1989 ai danni degli stati sovrani nazionali non riguarda solo l'attacco alla dimensione pubblica, etica, diremmo con Hegel, sittlich, dello Stato, cioè appunto la capacità degli stati di garantire alcuni diritti sociali fondamentali e pertinenti all'individuo in quanto tale, in quanto membro della comunità. Accanto a questo vi è un altro movimento di offensiva ai danni degli stati sovrani nazionali e che si spiega in ragione del fatto che nel tempo del comunismo storico defunto, Berlino 1989, gli stati sovrani nazionali figurano come gli ultimi centri di resistenza al dilagare della mondializzazione mercatistica. Gli stati sono i luoghi in cui ancora può esercitarsi il primato della politica sull'economia, ciò che appunto il dilagare del nuovo ordine mondiale classista deve rovesciare. Se la politica nella modernità si era posta tramite la funzione dello Stato sovrano nazionale come superiore a non recognoscence, dopo il 1989 il rapporto tende a rovesciarsi e l'economia si istituisce essa stessa come superiore a non recognoscence, rioccupando il posto che tradizionalmente, ripeto, era di pertinenza dello Stato. Dalla teologia politica si passa alla teologia economica. In terzo luogo, lo Stato, dopo la caduta del muro di Berlino, è sotto assedio perché nel Novecento si è posto come garante di diritti sociali considerati inalienabili e dunque inaccessibili alla logica mercatistica della competitività. Lo Stato nel Novecento, pur con tutte le sue derive che ben conosciamo, ha saputo sostenere anche i dominati, ha saputo dare un sostegno anche ai deboli, impedendo quelle che Hegel chiama le tragedie nell'etico, che puntualmente avvengono quando è la legge competitiva del mercato la sola a regolare le relazioni fra gli uomini. Così scriveva Hegel nei Lineamenti di filosofia del diritto, paragrafo 236, parlando del sistema dei bisogni, che corrisponde al momento appunto della società civile, dove dice Hegel la società civile consta del primo e più basso momento, quello del sistema dei bisogni alla maniera di Adamo Smith, e che però trapassa poi in forme più alte quando viene permeato dalle potenze etiche, quando si eticizza mediante l'intervento pubblico. E allora dice Hegel, parlando del sistema dei bisogni, cito: l'aggiustamento ha bisogno di una regolazione intrapresa coscientemente che stia al di sopra di entrambi, fine citazione, cioè che stia al di sopra delle due parti, servo e signore. C'è il bisogno di un aggiustamento da parte di una figura terza, quella dello Stato. Una parte cioè che stia al di sopra è dei lavoratori e dei capitalisti, se volessimo esprimerci con la sintassi di Marx. Ecco perché lo Stato, pur nella sua travagliata vicenda novecentesca, ha saputo impedire che il Signore annientasse il servo. Ha garantito a quest'ultimo diritti sociali fondamentali, ponendo limiti invalicabili alla dinamica nichilistica dell'economicizzazione integrale. Ha in altri termini preservato politicamente un'area inaccessibile alla competitività economica, un invalicabile hic sunt leones composto da diritti imprescrittibili e non dipendenti dalla competitività mercatistica, sanità, istruzione e quant'altro. Per questo, ripeto, nel quadro post-1989 lo Stato è venuto rapidamente perdendo il controllo su settori sempre più estesi e nevralgici dell'economia nazionale.
ha subito un'offensiva senza precedenti da parte del capitale. Nel tempo dello Stato a sovranità limitata, quando non dissolta, la prerogativa di superiore non recognoscenza è acquisita stabilmente e direttamente dall'elite mondialista del Signore, che la esercita mediante enti che, dalla Banca Centrale Europea al Fondo Monetario Internazionale, ne rispecchiano gli interessi. Tali enti annichiliscono ogni possibilità di affrontare con le risorse pubbliche le drammatiche e ponderose questioni sociali legate al lavoro, alla disoccupazione, alla miseria crescente e all'erosione sempre più evidente dei diritti sociali. Questo annichilimento è evidentemente del tutto coerente con il processo di annientamento del servo e con la rivolta dell'élite a cui facevamo riferimento nella lezione precedente. Élite le quali predicano e praticano nel loro interesse le moderazioni salariali, il controllo dei conti pubblici e naturalmente il sanzionamento degli eventuali inadempimenti. Mediante la distruzione dello Stato e della politica, l'economia spoliticizzata pone essa stessa le regole, sempre in difesa dell'élite neofeudale e del capitale assoluto che essa rappresenta. Dominante sia sul piano simbolico sia su quello reale, il capitale, in assenza di alternative, può non soltanto attaccare il servo e i suoi diritti, senza più incontrare resistenze, ma può anche riprendersi tutto ciò che gli era stato sottratto mediante i conflitti di classe, le contrattazioni sindacali, il movimento operaio e così via. Ecco perché il fanatismo economico, come già accennavo ieri, agevolmente impiega oggi le ideologie passate legate a progetti politici ingloriosamente naufragati come risorsa simbolica in negativo per legittimare se stesso, presentandosi ora come preferibile rispetto a ogni esperienza politica passata, ora liquidando a prioricamente ogni progetto di ringiovanimento del mondo e ogni passione utopico-trasformativa, subito accostata alle peggiori tragedie del Novecento. Ecco perché il proclama dell'end of history, la fine della storia annunciata da Fukuyama nel 92, da subito si poneva come il compendio ideologico del mondo ormai integralmente dentro il capitale. E quell'assunto, apparentemente solo descrittivo, nascondeva al proprio interno una forte vocazione prescrittiva. Era un invito rivolto a tutti i popoli del pianeta a chiudere i conti con la storia. Non avrai altra società all'infuori di questa, come già dicevamo.